Si è tenuta ad Adria, 31 marzo 2023, la cerimonia di posa chiglia unità d'altura multiruolo UAM. Un altro successo per i cantieri navali Vittoria. Hanno presentato questa unità che, grazie alle sue peculiari caratteristiche, potrà operare nell'assolvimento delle diverse missioni affidate dalle leggi dello Stato alla Guardia Costiera. Con una lunghezza totale di circa 85 metri, la nave sarà caratterizzata da eccellenti qualità in termini di tenuta del mare, nonché di elevate manovrabilità. Ascoltiamo il presidente Paolo Duò dei Cantieri Navali Vittoria e Luigi Duò del Consiglio di Amministrazione. Luigi Duò, un altro successo di questa azienda di quarta generazione, come ha sottolineato lei. Voi avete commesse fino a quando praticamente in questo momento? Beh, con questa unità abbiamo detto che andiamo alla la primavera del 25, con queste altre due unità, insomma, l'asticella si sposta di qualche anno in più in là. Quindi è un momento evidentemente molto bello, insomma, il fatto di poter contare su un futuro sempre più lontano di continuità aziendale, che è sicuramente il nostro problema importante, vivendo di commesse, lascia intravedere un futuro veramente molto molto ottimisticamente. C'è stato un impegno informale da parte dell'ammiraglio di altre due unità come queste che avete presentato oggi, quindi vuol dire che il know-how, la bravura anche delle vostre maestranze è un valore aggiunto importante. È un riconoscimento, devo dire, che affonda le sue radici, come ho avuto modo di esprimermi poco fa. È una collaborazione che è ormai già ultradecennale, sia con Guardia Costiera che con Fincantieri, per cui questa riconferma e questa ulteriore che c'è stata nella nostra struttura è frutto di fatto di una esperienza passata che è stata condotta, devo dire, in maniera ideale dalle nostre maestranze, dai nostri quadri. Abbiamo in sintesi estrema lavorato molto bene, lavorando soprattutto sulla qualità, che è stata particolarmente apprezzata, e i frutti si stanno vedendo in questi giorni, ecco, e sicuramente anche le prospettive che ci sono al di là di questi frutti di cui si parla sono delle prospettive per la nostra azienda veramente molto molto interessanti. Ci inorgoglisce e ci fa veramente pensare al nostro futuro con grande tranquillità, anche alla luce delle nuove generazioni. La nostra, come sapete, è un'azienda familiare, io sono della terza generazione, ma ci sono già i giovani della quarta, e quindi possono vedere questo futuro veramente con grande gioia. La sinergia con Fincantieri è paritetica, nel senso che è una collaborazione tra due imprese, da una parte sicuramente con una dimensione molto importante Fincantieri, però la vostra dal punto di vista know-how e anche della capacità di produrre queste navi è importante, quindi paritetica. C'è un RTI che formalmente dà ragione di un 49 come mandante nostra e un 51% da parte di Fincantieri mandataria. Di fatto la nave comunque la costruiamo noi, Fincantieri dà la parte progettuale, dà una buona parte di prodotti finiti, ma da un punto di vista pratico, concreto, la nave la dobbiamo costruire noi, dobbiamo noi montare i motori, dobbiamo noi montare tutti gli impianti e dobbiamo noi costruirla realmente nella nostra struttura. Quindi è una collaborazione intensa che vede il nostro cantiere particolarmente impegnato, assolutamente. Ecco, voi siete un'eccellenza decisamente per tutta la provincia. Quali sono le difficoltà che trovate voi proprio dal punto di vista strutturale in questa provincia per mantenere una qualità e una quantità anche di commesse di questo tipo? Io devo ringraziare le autorità, devo ringraziare la prefettura, devo ringraziare il comune, devo ringraziare tutte le istituzioni che ci accompagnano inevitabilmente nella nostra vita quotidiana. Possiamo sentirci veramente onorati di avere il loro appoggio, pieno. Io non mi sento assolutamente di criticare in nessuna maniera questo aspetto. Stiamo parlando anche in questi momenti di logistica, di trovare nuove aree. Abbiamo trovato veramente un appoggio, esemplare. Quindi non vedo, da un punto di vista ambientale, diciamo, di logistica, degli ostacoli particolari, assolutamente. I nostri ostacoli sono legati al fatto che per portare avanti questi progetti così importanti, queste prospettive che si stanno affacciando, che sono veramente molto impegnative, sono di tipo tecnico, sono di tipo organizzativo. Dobbiamo allargare inevitabilmente la nostra struttura, dobbiamo dotarci dei migliori tecnici, dei migliori quadri, delle migliori manovalanze per poter concretizzare in maniera opportuna, rispettare le tempistiche, rispettare i requisiti tecnici che sono particolarmente stringenti, come avete capito. Sono unità
di una sofisticazione tecnologica elevatissima, sono il non plus ultra del sapere marittimo in questo momento particolare. Siamo molto orgogliosi intanto di aver fatto la posa della prima unità della UAM, il contratto a noi siglato ancora un paio d'anni fa con loro, anzi un anno e mezzo fa, era già prevista le opzioni di altre due unità e questa non sicure, perché dipendono sempre dai fondi che può avere lo Stato a disposizione, e questa mattina l'ammiraglio ci ha fatto il regalo di quasi confermare le altre due unità. Sono unità molto importanti, delle unità penso le più complicate che Cantiere Vittoria affronterà, ma come tutte le sfide.